Salve ragazzi! In questo video vi mostrerò come collegare, connettere la Fire TV Stick al nostro PC desktop, portatile o Mac, creando un vero e proprio filo di collegamento invisibile. Il metodo è valido e funzionale con tutti i modelli, dai meno recenti alla Fire TV Stick 4K Max. E funziona anche sulla Fire TV Cube. Grazie a questo sistema potremo gestire dal nostro PC i file presenti sulla Fire TV Stick, eliminarli, copiarli o spostarli dal PC alla Fire TV Stick e viceversa. Gestirli, insomma, come gestiamo file e cartelle su Windows in modo semplice ed immediato. Ovviamente potremo gestire e spostare qualsiasi tipo di file, dalle app da installare, documenti, musica, immagini, video, eccetera, eccetera. Vediamo subito come procedere. Se hai qualche domanda, scrivila pure nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Il primo passo da compiere è quello di installare sulla Fire TV Stick l'app ES File Explorer. Innanzitutto voglio ricordarvi che per installare app sulle Fire TV Stick bisogna abilitare un paio di indispensabili impostazioni. Andiamo in Opzioni, la mia Fire TV, Opzioni sviluppatore, ed assicuriamoci che entrambe queste due opzioni, cioè Debug ADB e applicazioni da fonte sconosciute, siano abilitate, cioè settate su ON. Nel caso in cui la voce opzioni sviluppatore non fosse presente, guarda questo mio precedente video per abilitarla. Se non l'abbiamo ancora fatto, scarichiamo l'app Downloader, è un'app ufficiale presente nello store delle applicazioni di Amazon. Andiamo nel menu delle applicazioni. Nel mio caso la trovo in elenco perché è già installata. Se non la vedete, andate in libreria delle applicazioni. In ricerca scriviamo Downloader. Dopo aver digitato le prime lettere, mi compare già qui in basso. Seleziono la parola chiave ed ecco che compare. Clic sopra per installarla. Apriamo l'app Downloader. E digitiamo nell'apposito spazio il numero 80012. Cerchiamo in elenco l'app ES File Explorer. Clic su Download. Avanti. Installa. Fine. L'app è installata. Partendo dalla home, andiamo in Applicazioni. Troviamo in elenco l'app ES File Explorer appena installata. La apriamo. Alla prima apertura dovremo accettare l'informativa sulla privacy cliccando su Consenti. E ci ritroviamo dentro la nostra bella app di gestione file. Questa app ha tantissime funzionalità interessanti, su cui mi soffermerò sicuramente nei prossimi video. Quello che ci interessa in questo momento è questa funzione Visualizza sul mio PC. Ci posizioniamo sopra con il telecomando e ci clicchiamo su. Nella semplice schermata che comparirà, non dobbiamo fare altro che cliccare sull'unico pulsante disponibile, Inizia. Come vedete, è comparso un indirizzo. Chiaramente il vostro sarà diverso dal mio.
La Fire TV Stick in pratica è diventata un server a cui potremo collegare PC, tablet, smartphone e altri dispositivi chiamati host o client attraverso un filo invisibile che è appunto questo indirizzo. Prendiamo bene nota dell'indirizzo ed andiamo sul nostro PC. Quello che dobbiamo fare è installare un piccolo software FTP gratuito che si chiama FileZilla. Per farlo, apriamo un browser ed andiamo al seguente indirizzo. Il solito per chi segue i miei video. Inserisco sempre in questo spazio i programmi che utilizzo nei miei tutorial, previo scansione con più antivirus, per assicurarmi che siano assolutamente puliti. Metterò il link diretto per il download del software FTP FileZilla in descrizione. Software Windows, download. Al termine, doppio clic sul file scaricato per installarlo. Io ho già il software installato, quindi non ripeto l'operazione. Al termine, apriamo il software. Faccio una premessa. Sto utilizzando il software FTP FileZilla, ma qualunque programma FTP funziona esattamente allo stesso modo. Ho scelto questo perché trovo che abbia un'interfaccia semplice e lineare e perché è gratuito. A prima vista, un software FTP può sembrare complicato. Invece è semplicissimo. È sempre diviso in due parti. Nella parte sinistra abbiamo il nostro PC con tutti i suoi file. A destra il server remoto, nel nostro caso sarà la Fire TV Stick, ma non ho ancora effettuato il collegamento, quindi in questo momento è vuoto. Per comodità sul desktop ho creato una cartella chiamata PC Fire Stick, in cui inserirò i vari file da spostare. All'interno ci ho messo una foto di un tempio giapponese. Entrando nella cartella da FileZilla, trovo appunto il file della foto. Effettuiamo il collegamento alla Fire TV Stick. Andiamo in File, Gestione siti, Nuovo sito. Apro una parentesi. C'è scritto nuovo sito perché lo scopo principale di questi software, client FTP, nel nostro caso Mozilla, è quello di caricare file sui server e pubblicare i siti web. Magari posso creare una serie di video in cui spiego come mettere su un sito web partendo da zero e senza spendere nulla. Se vi interessa, scrivetelo nei commenti. Andiamo avanti. Gli diamo un nome, ad esempio Fire TV Stick. Adesso dobbiamo inserire l'indirizzo che abbiamo prelevato in precedenza dall'app ES File Explorer. Numero host. E il numero della porta. In tipo di accesso scegliamo anonimo e clicchiamo su connetti. Questo messaggio non ci riguarda. Siamo all'interno della nostra rete domestica, quindi non corriamo il rischio che i nostri file vengano intercettati. Cosa diversa sarebbe se il nostro server si trovasse in remoto. In questo caso dovremmo impostare una password di accesso. Mettiamo il segno di spunta e clicchiamo su OK. Collegamento effettuato. Queste che sono apparse sono tutte le cartelle con dentro i relativi file presenti nella Fire TV Stick. Io di solito aggiungo sempre i nuovi file nella cartella download, in cui creo anche delle sottocartelle.
ma ovviamente possiamo spostarli dove vogliamo o creare nuove cartelle anche in altre posizioni. Insomma, gestire un po' tutto come facciamo tra le cartelle di Windows. Nel riquadro in alto a destra c'è l'elenco delle cartelle. In basso il contenuto delle cartelle presenti nella Fire TV. Per spostare un file di qualsiasi tipo, quindi app, immagini, musica, video, documento, eccetera, eccetera, sulla Fire TV Stick, basta semplicemente selezionare dal nostro PC il file da spostare e trascinarlo a destra. Ovviamente, per spostare file dalla Fire TV Stick al PC, basta compiere l'operazione inversa. Andiamo sulla Fire TV Stick e con un file manager qualunque controlliamo che l'immagine spostata sia realmente presente sul dispositivo. L'ho inserita nella cartella download ed ecco l'immagine del tempio giapponese. Chiaramente non è che ogni volta che voglio spostare dei file devo configurare FileZilla. Mi basterà aprirlo, cliccare su questa freccina per vedere la lista dei server configurati e scegliere quello della mia Fire TV Stick. Con questo metodo spostare i file dalla Fire TV Stick al PC e viceversa e gestire questi file sarà veloce, semplice ed immediato. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione. Se volete vedere altri video come questo o avete qualche tipo di problema con una Fire TV Stick o altri dispositivi, non esitate a chiedere aiuto tramite i commenti. Ma mi raccomando, a voi non costa nulla, ma per me è importante, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Un saluto, alla prossima!